Nel film si dice: il pubblico non vuole vedere quelli bravi, ma vuole vedere le figure di merda. Visto che qua sono rimasti i migliori, voi siete due di quelli bravi, secondo voi è vera questa cosa? Condividete questo pensiero? E in caso, perché? Allora, aspetta, allora questa domanda la dobbiamo un attimo. Allora, non i bravi, ma le figure di merda, Non i giusto? bravi, le figure di merda. Ma questa è una Noi cosa che dice siamo. qualche personaggio, la Lo dice? dice qualcuno nel Sì, film? come Chi lo no? dice? Proprio a proposito, lo dice il personaggio di Ah, Modesto. certo! No, no, lo dice il personaggio del mio impresario, cioè di quello Sì, del lo dice a locale. Modesto, Ah, che sì. infatti gli dico perché mi chiami a suonare a me? Perché sono bravo, perché la gente è figura di merda. Vedi, lei è proprio una vera Mica è esegeta. partita, È esatto. partita alla grande lei. Non Secondo rispondo te perché lo grande. dice nel tuo locale Lo comunque dicono che nel mio avviene questa locale. roba? Io credo che abbia ragione in qualche modo e credo che lo share delle figure di merda sia tendenzialmente superiore a quello di quelli bravi. Sì, non c'è ombra di dubbio. Per cui già fin da piccolo, grazie a Dio, grazie a mio babbo, ho imparato a leggere, diciamo, la caratura delle persone e degli artisti che di volta in volta leggevo o ascoltavo, non dallo share, ma da quello che mi succedeva a me. Per cui, però credo anche per, diciamo, il mondo social e cose, fa più effetto, te lo ricordi di più, è più semplice, è più facile, e soprattutto la stragrande maggioranza delle persone sono produttori e portatori sani di figure di merda, i talentuosi sono pochi, in qualsiasi campo, non sto parlando semplicemente. Oh, ti voglio togliere Sì, questo però capello. penso anche che una bella figura di merda delle volte sia, come dire, anche inaspettata, no? E penso anche in arte, per esempio, può essere inaspettata una figura di merda perché non assomiglia a nulla e poi magari invece scopri che ciò che non assomigliava a nulla poi ti allunga un pezzo. Io voglio dire, è sempre così, no? Cioè, gli innovativi, chi cambia in qualche modo il corso delle cose, può rischiare sul momento di fare una figura di merda e poi invece ti rendi conto che stava semplicemente fuori dal coro. Sì, perché tu, però questa è un'eccezione, cioè le figure di merda che poi sono nient'altro che dei precursori, sono molto le altre. Peraltro l'ordigno comico straordinario, la figura di merda, cioè io sono un surfista di figure di merda, mi piace tantissimo. Mi dai un secondo, mi chiedo scusa. Vedi, vedi, infatti. No, questa delle figure di merda era bellissima, forse non mi è venuta. No, certo No, no, c'era. anzi, sembra che. Eccola la No, fai figura. l'ellissina, capito? 2 giorni dopo, identici. Barba lunga. C'è il giorno adesso. A proposito di masochismo, entrambi i vostri personaggi sono masochisti, perché vogliamo essere gentili, le donne in questo film sono un po' uno stereotipo della rompiscatole e limitiamoci al rompiscatole. Però anche gli uomini sono un po' dei sottoni, come si dice a Roma, subiscono, non riescono a svincolarsi dal loro essere rompiscatole. Perché secondo voi? Perché l'utilizzo di questo stereotipo? Ma secondo voi è anche un po' vero? Ti senti un sottone? Me l'hai detto Io spesso, è una cosa ricorrente. no, diciamo, forse diciamo, questa è una scrittura a tratti misogena, diciamo, e tu registri il misoginismo dell'autore che io conosco anche perché conosco gli altri suoi libri e quindi c'è dentro una sorta di, sì, di leggerezza, di punto di vista. È vero che i nostri personaggi sono dei sottoni, entrambi sono affetti dallo stesso male. Sottonismo. In fondo io voglio dire, do una mano a Modesto e quindi a Pietro a risolvere il suo problema con la sua amante, ma di riflesso ne ho uno da analista, invece da uomo ne ho uno peggiore del suo e quindi lui a sua volta cerca di aiutare me, ma poi invece la mia vita va in pezzi. Sì, è vero, forse siamo affetti dallo stesso male. È Sottonismo. sottonismo, è masochismo, masochismo delle volte, però del masochismo si ciba anche l'amore, perché delle volte, o comunque quello che riteniamo essere amore, le passioni, c'è qualcuno comunque che ti frusta e l'altro in qualche modo si lascia frustare. E quindi diciamo è una malattia che entra spesso in ballo, quella del masochismo, quando ci sono i sentimenti, che diciamo nei rapporti sentimentali, morbosi, il masochismo gioca un ruolo chiave. È così. Ma Grazie. io non sono masochista nella vita. No, No, non l'ho mai detto. te lo voglio dire Io perché. ho la sensazione che, a parte il fatto che effettivamente poi in realtà io vado in terapia con Viviana da lui, ma in realtà la vera terapia gliela faccio io a lui, anche in modo naturalmente plateale, scomposto, rozzo, ma di fatto quando gli apro gli occhi.
di fronte a questa qui che gli manda dei messaggini che sono palesemente, in realtà il grande aiuto glielo do io, e ho la sensazione che il sottonismo di Modesto Fracasso sia un po' furbo e interessato. Cioè sono quelli che ti fanno pensare di essere, come dire, sotto a una qualche cosa, ma in realtà stanno una bomba. È per quello che, come dire, l'inizio del film, il sogno che fa Ambra, Viviana, è un detonatore, perché in realtà io stavo felicissimo a far pensare a tutte le donne che mi erano intorno, che in qualche modo mi controllavano, ma io facevo come mi pareva, per cui ho la sensazione che sia più sornione e furbo il sottonismo di Modesto. Ha parlato di sogni, mi dà l'assist perché era l'altra cosa che volevo chiedere. Lei mi sta dando lei. Mi sta dando molto, molto che siamo davanti allo psicologo. Questa cosa del treno, io pensavo, vabbè, ecco un altro stereotipo, il treno nei sogni. Poi ci ho pensato, in realtà è vera. Pensiamo per esempio nel cinema Inception di Christopher Nolan, uno dei più recenti, addirittura nel sogno dentro al sogno c'è il treno. Perché questa cosa del treno, secondo me, vi è capitato? È un vostro sogno ricorrente? Io penso che sia un cliché, ma la cosa che mi ha... Siccome è presto nel film, è presto nel copione, mi piaceva moltissimo che lui lo smascherasse. Cioè che ci fosse un personaggio... Quando io quando ho letto il sogno, ho detto, ecco là, il sogno... Poi la scena dopo ci sono io che gli dico, guarda che ci sono i cliché onirici. Allora che un personaggio avesse l'intelligenza di smascherarlo, mi piaceva, è un'operazione letteralmente che mi piaceva moltissimo. Il mio sogno ricorrente è lanciarmi da grattacieli e stupirmi di volare. Che regista ha detto questa cosa di volare, però col kitesurf, avete tutti questo problema col volo? Sì, sì. No, però io lo controllo e dico, è incredibile, oh, effettivamente si può volare. No, il mio sogno ricorrente è quello di incontrare un po', diciamo, tutte le donne della mia vita, e trovare un punto d'accordo, stare a pranzo con loro tutti insieme e non, soprattutto non sentirmi giudicato. Te l'ho detto. Punto d'accordo che vuol dire? Punto d'accordo, nel senso di non avere più conflitti. Ah, ok. Un pranzo, diciamo così, monicelliano, in cui una sorta di un round table domenicale, okay, con tutte le fidanzate, le cose, tutti questa quanti d'accordo, che loro vanno d'accordo tra di loro, una sorta di pacificazione. Un sogno. Grazie a te. Una speranza questa. Un auspicio.